La cosa qua qua. Non vedi. Il che lui ce l'ha di qua con la stampella, lui qua con la stampella, bene, lo rifacciamo, non si è fatto che va su internet, va a fare la tira su. Domani facciamo lo stesso lavoro di oggi, al mattino. Mattino come? Sì. No, come oggi. Grazie, signora. Sì, ok. Ci vedi con un po', più o meno andare avanti. Spiegare un po' la schermata che cosa indica, quindi... Allora, la schermata praticamente con quel grafico ci indica se lei sta lavorando attivamente o meno, se collabora al movimento. Ah, ecco. Quando quelle linee si muovono, creano dei picchi. Quindi la linea bianca è lei e la linea rossa è la macchina. La linea bianca che è la linea rossa, uno corrisponde al momento di appoggio e l'altra corrisponde al momento di volo, cioè il momento in cui l'arco si spegne, diciamo. Ah, ecco. Perché io ho letto su internet che questa macchina man mano si può regolare in modo che il paziente intervenga di più rispetto alla macchina. Certamente. In questo caso con si vede... Con la forza di guida. Lei adesso in questo momento ha il 100% di forza di guida. Cioè ah, ecco. È la macchina che fa il movimento, lei può solo collaborare e cercare di aiutare. Ah. Poi agendo su questo parametro noi possiamo abbassare la forza di guida. Sì. E quindi lei deve lavorare maggiormente. E cosa che ha già fatto lei un po', o no? Un pochino sì, abbiamo diminuito l'aiuto della macchina del 20%. Il 20% già, è buono.
Quindi la macchina ha lavorato all'80%, il 20% se l'ha messo dentro. E in questo caso tutta la gamba ha lavorato, no? Sì, sì, tutto l'arco inferiore. Tutto l'arco inferiore. Sì, all'arco inferiore. Okay. Metto la sinistra. Il cammino. Brava, sforzi un po', dai, piace più veloce, dai. Una cosa che io mi chiedo, no? Com'è possibile che un paziente che ha una paresi degli arti inferiori riesca a contribuire per il 20% in una situazione del genere? Vuol dire che poi Codina comunque riesce a muovere volontariamente, a comandare. E qui, quindi questa paresi è relativa, non è una paresi totale? Non è totale, certo, un 20% di residuo è poco. Mm. Questo però, ma questo, scusi, ce l'ha adesso, in luglio non ce l'aveva però. In luglio sinceramente non avevamo neanche provato, perché lei ha fatto poche sedute in luglio, infatti io ho cominciato dalla settimana scorsa, e lei ha già fatto parecchie, sì. Però è probabile che non ci fosse neanche questo 20%. A luglio non lo quindi so. Quindi questo 20% potrebbe aumentare in teoria. Potrebbe in teoria aumentare. Certo. Va bene. Avanti verso di me? Sì. Ancora? Va bene? No, è perfetto, va bene? No, va bene. Ok, ascolta me. Adesso il primo esercizio è sollevare verso l'alto così. E giù. Su, 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 brava. Giù piano piano verso le gambe. Su ancora verso l'alto. Lo facciamo cadere dietro la nuca. Vai. Piano. Torna su. Su verso l'alto, su, dietro ancora verso la destra la bocca, brava, torna su, cani, verso sinistra, verso destra, dai, su verso l'alto, su, verso sinistra più pieno, verso l'alto, giù. Aspetta un attimo. Sì. Scusate la dritta, su verso l'alto, vai. Solleva, vai. Dietro la nuca. Brava, guarda me. Apri e chiudi i conti, via. Via. Fuori, giù, giù, giù. Top. Brava. Perfetto. Bene. Con calma. Lato, ancora, lancia, perfetto. Adesso prendi la palla, la porti sulla spalla, sei, vai, con calma, vai Dani, sulla spalla, sulle gambe, con calma, sulla spalla. Guarda che è l'indice, c'è un po' il capriccio. Adesso dammi la palla. Collega, eccola. Stop. Rifallo. Dalla, non stringere le mani. Con calma. Okay. Sollevi e la dai così, ok? Okay. Con calma, apri i gomiti. Dai, con calma, vai. Con calma, brava, dai la palla, due, adesso me la dai, allunga, brava, ok, perfetto, questo